Ciao a tutti e ben ritrovati in un nuovo video. Oggi primo giorno d'avvento, per cui direi che siamo perfettamente in tema per cominciare con il primo di questi video natalizi con occhi super luminosi, labbra super rosse, incarnato comunque che rimane opaco per dare un senso di sobrietà anche se Natale non esiste proprio. Quindi senza dilungarmi ulteriormente vi lascio subitissimo al tutorial che inizierà dopo la sigla. Inizio come sempre stendendo un primer su tutta la palpebra mobile fino alle sopracciglia. Dopodiché dalla mia palettina Debby vado a stendere questo color beige su tutto il mio occhio. Prendo questo color salmone che stendo su tutta la palpebra mobile. Intensifico poi con questo marrone medio il mio angolo esterno e la mia piega dell'occhio. Sfumo il tutto con questo blending brush. E scurisco con un marrone scuro. Vado ad applicare subito sotto alla mia rima interna dell'occhio questa matita marrone. Uso una matita bianco perlato per illuminare l'arco delle mie sopracciglia, l'angolo interno del mio occhio e la rima interna. Vado poi a tracciare una righina fine di eyeliner che faccio terminare con una codina. Piego le mie ciglia e stendo il mio solito e adorato mascara nero volumizzante. Inizio il mio trucco viso stendendo un primer levigante. Successivamente vado ad utilizzare un fondotinta opaco. Vado ad utilizzare un correttore aranciato per coprire le mie occhiaie. Dopodiché vado a prendere un correttore illuminante che stendo su tutti i punti chiave del mio viso. Vado a dare definizione alle mie sopracciglia con questo vecchissimo kit di Essence. Da questa palettina per il contouring e l'highlighting vado ad utilizzare la terra al posto del blush e delineo i punti chiave del mio viso con la polvere illuminante. Termino il mio make up con questo rossetto liquido rosso. E con questo è tutto, io spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Vi invito a visitare e ad iscrivervi ai canali Fulmine Sonoro, Impatto Sonoro, Paul Games e al mio Alex in YouTube Land. Vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video.